Uomini e ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Splatoon 2. Come vedete siamo all'inizio proprio della schermata di Splatoon, perché sto guardando chi ha effettivamente vinto. Ancora non mi sono spoilerato niente, io ero nel team gallina perché secondo me poteva vincere il team gallina. E qua ha vinto il team uovo, peccato. Vediamo adesso gli altri due, le vittorie, vi dicendo come siamo messi in solitaria in squadra. Vediamo un po'. Oh! Abbiamo vinto entrambe, il team gallina se le porta a casa. Vediamo i risultati che appunto vedranno vincitore il team gallina, dato che comunque abbiamo tre vittorie. È bellissimo. Oh, abbiamo vinto! Finalmente. Sono veramente contento di questa vittoria. E che dire, top! In ogni caso, ragazzi, direi che comunque possiamo iniziare con tanti bei mi piace. Come sempre vi ricordo che per vedere nuovi episodi di Splatoon dobbiamo superare i 300 mi piace. Adesso vediamo le nuove armi che hanno proposto. Comunque ho dei nuovi accessori da attaccare qua ai Joy-Con. Vorrei sapere se vi va di vederli. Se vi va di vederli, fatemelo sapere nei commenti, quindi giù con i commenti, se vi va di vedere questi accessori e sapere dove li ho comprati, quanto costano e via dicendo. Qua ci sono nuovi aggiornamenti. Queste sono le partite comunque delle amichevoli. Vediamo le più scenari delle partite pro, quindi zona Splat, Serra di Alghe, magazzino. Ok, perfetto. Le partite di Lega, suppongo che abbiano. Ok, vabbè, partite di Lega, Torre Mobile, Porto Polpo, Arena Sardina. Torre Mobile, non le farò mai. E hanno aperto, ovviamente, l'altra modalità. Che prima o poi porterò, vi giuro, ve la porterò prima o poi come modalità. Allora, tenta con i tentacoli, perfetto. Ah, eccomi qua. Adesso mi becco tre super molluschi. Tre super. Guarda che stile, madonna che ho. Comunque, come sempre, andiamo a tuffarci a fare qualche partita. Ci vediamo direttamente in partita, così non vi annoio. E facciamo qualche amichevole anche oggi. Mi sto preparando per fare partite di laga con tanti amici, quindi non preoccupatevi. Eccomi qua, ragazzi. Per fortuna stiamo usando un'arma molto carina, ovvero l'aerografo. A breve, comunque, vi riporto altri episodi con le repolper. Perché ho paura di perderci la mano, se no, e non voglio che ciò succeda. Questa mappa non è male per niente, però comunque non mi ispira troppo perché è un po' un casino da usare. Ok, io purtroppo non posso lanciarle da nessuna parte. Qua lasciamo un po' di supporto. Io come sempre sono un pirla e mi tuffo all'avventura per cercare di coprire quante più zone possibili. Molte volte questo mi costa la vita, mi pare che sia successo soltanto un paio di volte che io non andassi KO proprio per niente. In nessuna partita. Io mi dimentico sempre che purtroppo il mio aerografo ha un grandissimo problema. Ha un grandissimo, enorme problema. Troppi colpi per mandare KO gli avversari. Quindi me la devo giocare di conseguenza. Giocando come? Mordi e fuggi. Con le bombe. Ma quanto è brutto come modo di giocare. Infatti, viva le repolper duplo. Oh, stranamente Frozen si fa rispettare. E stranamente si fa rispettare due volte. Strano, chi l'avrebbe mai detto? No, scordatelo. Cos'è successo? È successo che sono andato KO comunque. Però almeno con un filo di dignità che mi ha lasciato il mio avversario. Che fai? Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' qua. Ah no, l'hanno già splattato. No, scordatelo, scordatelo. Ok, quella bomba è sempre utile. È tremendamente utile, madonna, quanto la adoro. Non avete idea. Proprio una bomba. Dovrebbero salire. No, non salgono. Non salgono da nessuna parte. Che sfiga. Vedete, questo è un motivo per cui odio questa mappa. È un casino usare la mia special. Ma proprio un casino. Qui c'è qualcuno. Credo. No, non c'è. Chi sta arrivando? Devo parare qualcuno? Sì, ti paro io, ti paro io. Eh no, ma stavo cadendo, peccato. Oh, ma probabile che perdiamo, eh. Possiamo perdere. No, se perdiamo mi arrabbio. Non sta né in cielo né in terra come cosa. No, dov'è? No, adesso manda a capo anche il mio compagno. Però l'ho tenuto occupato. E va benissimo, perché dopo che lo tieni occupato. Ho visto che c'erano i miei compagni di team lì e. Che ho fatto? L'ho semplicemente tenuto da una parte e nel frattempo loro si occupavano di tutte le cose belle da fare. Qua tutto. Ma che cacchio! Perché one shotta così tanto il flexirullo? Cioè il rullo in generale, perché one shotta? Boh, vabbè, metto a occupare qua.
forse abbiamo perso. Non abbiamo perso, abbiamo vinto. Non di molto, ma abbiamo vinto. Forse di un 5-10%. 12%, perfetto. No, 12, sì, 12 giusto. Non sono primo neanche per sbaglio perché ho fatto schifo a sto giro. Secondo, infatti. Ma neanche troppo schifo, mi aspettavo peggio. Comunque sono il cucciolino della situazione. Sono il livello più basso. Ce l'ho notato da poco che sono il livello più basso e faccio schifo. No, dai, me la cavo. Dai, scrivetemelo nei commenti, secondo voi me la cavo? Speriamo di sì. Tuffiamoci nella prossima partita per scoprirlo. Arie, come nuova mappa. Nuova mappa si fa per dire, nel senso, una mappa comunque diversa rispetto a quella di prima. Io spero bene per questa partita, ho notato che i livelli non sono esageratamente alti. Che io abbia visto, poi magari ci sono livelli 100, anche se non esistono, però al massimo siamo 99. Ok, iniziamo a spammare anche un po' di bombette, va. L'avete visto, era lontano. Come ha fatto? Era lontano. Era lontanissimo. C'è qualcosa che non mi torna ogni tanto in questo gioco. Non lo capisco. Dove andiamo? No, zio, no, Scordatelo, non mi splatterai mai in quel modo barbaro. Io adesso cosa faccio? Mi ricarico la final di nuovo. Guardo le retrovie. Guardo dove posso essere d'aiuto. E dove invece sarei soltanto un impiccio. E lancio bombe. Che cosa buona e giusta. Mamma mia che range pazzesco che ha quest'arma. Qua c'è qualcuno che ha un'arma che non deve avere, ovvero lo sniper. Vabbè, però zio, quanti erano? Hanno fatto full team. Quasi, c'è il rullo che ancora non è andato KO. Ah no, perché è appena spawnato, ecco perché non è andato KO. Non devi perdere tempo, Frozen, facendo ste cose inutili. Che infame, voleva fare full team in quel modo barbaro. Che infame. Vaje, daje, 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 daje. Ok. Ho splattato qualcuno, onesto. Raga, rinchiudiamoli qua, non li voglio più vedere. Ok. Ce la facciamo? Io le bombe le metto lì, però. Cioè, raga, mi serve anche il vostro aiuto. Ok. Perfetto, non mi sembra che stiano passando da nessuna parte. Ok, guarda un po'. Qua non me ne dà, devo per forza colorare. No, scordatelo. Ok. Uff, di pochissimo mi stavo per mandare giù. Con lo splasher. Però abbiamo vinto anche questa. Cioè, che spettacolo, raga. Guardate. Questa è di un bel po', Questa è quasi del doppio. No, più del doppio. Onesto. Dai, è primo. Cioè, ho sparato tutto quanto. Sono primissimo. Sono il livello più basso. No, non sono il livello più basso, ma sono comunque primo. Nella mia squadra. C'era un livello 46 che però usava un'arma un po' diversa. Ci sta, l'aerografo è sempre molto bello, molto molto bello. Mi direi che andiamo a chiudere l'episodio dopo aver controllato i vestiti, perché mi pare ci sia anche qualcos'altro. E vorrei mettere a votazione un paio di armi per il prossimo episodio, quindi giù con i commenti. Adesso ve le faccio vedere le armi che usiamo nel prossimo episodio. Armi, andiamole a vedere. Vediamo un po' cosa vi consiglia il zio Fruzzi. No, adesso tipo ci farò una super mega chiacchierata, fino al sodo. Grazie, ma le sappiamo già tutte queste cose, non c'è bisogno che tu ce le venga a dire. Allora, dato che abbiamo un bel gruzzoletto, ragazzi, abbiamo 93.666, giuro non mi sono impegnato a fare queste monete. E adesso, allora, c'è Moscarpino Duplo Nero, che mi ispira tipo tantissimo perché ha il vernischianto, e a me prende benissimo il vernischianto. Quindi mettiamo a votazione questa. Con, adesso vediamo cos'altro c'è, cosa ci offre. Ok, qua ancora ce ne vuole prima di salire. Sì, mettiamo a votazione quelle, le vernischianto nere, no, le moscarpino duplo nere. Con il bim bam boom 14 qua, questo qua. Queste due.
Fatemi sapere quindi voi nei commenti quale volete vedere e perché. Il commento più bello, come sempre, lo blocchiamo in alto. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione. Quindi giù con i mi piace più di 300 per il prossimo episodio. E noi ci vediamo il prima possibile con un nuovo episodio. Ciao!